Bentornati! In questo breve video vorrei mostrarvi la procedura di essiccazione delle prugne. Questa è una pratica che utilizziamo in famiglia da anni per produrre una piccolissima scorta stagionale da utilizzare sia per delle tisane sia da mangiare come snack. Le essiccate io in genere le conservo all'interno di un barattolo di vetro con una foglia di alloro e un cucchiaio di zucchero, ma questo lo vedremo poi alla fine della procedura. Andiamo a vedere come si procede. Buona visione. Ho prelevato dall'albero un cesto di prugne, ho mantenuto solo quelle sufficientemente mature ma non eccessivamente morbide, le ho mondate e lavate. Adesso non mi resta che spaccarle a metà ed eliminare il nocciolo e poi inserirle sulle griglie di essiccazione. Ho terminato di denocciolare le prugne, ho riempito esattamente due cestelli di essiccazione, me ne avanzano tre. Cosa faccio? Visto che i tempi di essiccazione delle prugne denocciolate, piegate e tagliate a metà sono più o meno identici a quello dei mirtilli, io ho ancora 750 grammi, che dovrebbe essere ormai l'ultima bordata di mirtilli che mi rimane, quindi essiccherò assieme alle prugne anche i mirtilli. Questa volta però i mirtilli li scotterò per 10-20 secondi in acqua bollente, così ridurrò drasticamente i tempi di essiccazione e dovrebbero essere più o meno simili a quelli delle prugne. Adesso vado a piazzare i cestelli delle prugne sulle due slitte superiori del tunnel di essiccazione. Dopodiché inizierò a pulire e mondare i mirtilli e a immergerli nell'acqua bollente. Slitte superiori, le prugne, due slitte inferiori, i mirtilli, ultima vuota. Inserisco la griglia di uscita dell'aria e vado a selezionare il programma di essiccazione. Il programma che vado a selezionare è il T4. T4 vuol dire 50 gradi per un tempo indefinito. Il sistema è partito, adesso non mi resta che attendere. Sono trascorse esattamente 72 ore per avere delle prugne sufficientemente secche. Questo a causa sicuramente del forte tasso di umidità che ha contraddistinto la campagna in questi giorni. Infatti avevamo un tasso di umidità estremamente elevato con temperature altrettanto elevate. Ora sono perfettamente secche, quindi non mi resta che inserirle all'interno del mio vaso di vetro. Oh, ci stanno tutte, sicuramente. Aggiungo anche la mia fogliolina di alloro, come da ricetta tradizionale. Questa è fogliolina di alloro, non si è vista bene prima perché è uscita un attimo dal campo della telecamera. Ah, ma io ce le faccio stare tutte, devono starci. Schiaccio finché non ci stanno, già. Poi se ne avanza qualcuna me la sgranocchio, Non è che mi tieni così. Vedete il rumore? Belle croccanti. Adesso aggiungo giusto
un cucchiaio raso di zucchero di canna, così, ma diciamo che un po' più di mezzo cucchiaio, un po' di cucchiaio raso, diciamo quasi due cucchiai rasi, visto che una volta si utilizzava lo zucchero raffinato, adesso si utilizza quello di canna. Poi chiudo, agito leggermente. In modo da distribuire lo zucchero di canna. Poi fatto. Ben chiuso, adesso lo conservo in cantina insieme a tutti gli alimenti che andranno a comporre la mia scorta invernale di alimenti stagionali. Si conclude qui questo mio brevissimo intervento sull'essiccazione delle prugne con questa ricetta tradizionale della mia famiglia. Vi ringrazio per la cortese attenzione e tornerò non appena possibile con un nuovo video.